il professor Billi in modo egregio, poi ha avuto un problema di scarpe, di adattamento, poi si è messo a gareggiare, ha gareggiato molto e ha avuto questo bel risultato. C'era un po' di timore perché ha fatto qualche gara proprio per avvicinarsi a questa, a questo minimo anche, però molto bene, con un gran finale. Sì, è stato allo stesso tempo avvantaggiato e svantaggiato dall'assenza di Rasmus Mäggi, probabilmente più il vantaggio perché parliamo di un atleta che aveva un tempo migliore rispetto a quello di Ben Cosme, che invece non era presente in corsia esterna rispetto all'Azzurro, che dunque aveva in prima corsia non c'era nessuno, in terza non c'era nessuno, ha corso un po' da solo, però ha corso bene, si è guadagnato questa importante qualificazione. Invece non ce l'ha fatta sul giro di pista Maria Benedetta Cigbolu. E qui insomma c'è un po' di delusione perché il risultato poteva e probabilmente doveva arrivare. Maria Benedetta qui la vediamo impegnata dalla corsia più esterna in assoluto, la corsia numero 9, partita abbastanza forte, no Dino, rispetto alle avversarie più interne. Certo dentro correvano la molto, la sua caratteristica è partire in modo aggressivo, poi lei ha detto di subire, aver trovato del vento contrario e qui in qualche modo ha mutuato la distribuzione di Re, che è allenato sempre da Chiara Milardi, tutte e due, e ha finito molto, molto bene. Forse, diceva anche Stefano, poteva dare qualcosina in più nella prima parte, però sono sempre ragionamenti teorici. La sensazione è che sia partita bene, poi lei ha detto di aver trovato vento contrario che magari le ha dato sensazioni sbagliate sul rettilineo opposto a quello all'arrivo, poi finito nuovamente molto bene, dunque il primo 100 e l'ultimo 100 fatti bene. Però quel secondo 100 e l'ultima curva evidentemente non al ritmo che lei si aspettava, tant'è che è rimasta abbastanza sorpresa dal suo crono di 53 secondi. Pensava di essere andata più forte, anche perché comunque un quarto posto nella batteria vinta da Alison Felix poteva essere un buon piazzamento, perché ne passavano tre e dunque lei in questo momento era il miglior tempo tra le ripescate, però un tempo di 53 secondi poi non le ha dato la possibilità di rientrare, perché l'ultima ripescata ha avuto 52.01 e il rammarico, caro Dino, è che Maria Benedetta quest'anno ha fatto 51.87 quest'anno, è che di personale ha 51.67, dunque era ampiamente nelle sue possibilità. Qualche decimo l'ha lasciato nei primi 200, nei primi 150 metri. E allora restiamo in tema ostacoli, però andiamo a vedere quello che è successo sui 110.